in primo grado è stato dichiarato colpevole. Ripeto, leggeremo le motivazioni per sapere esattamente quali ragioni hanno indotto la magistratura a dichiararlo colpevole. Conferenza stampa questa mattina dei consiglieri del gruppo Riparolium, i consiglieri di opposizione del comune di Rivarolo, per spiegare quella che è la vostra posizione sulla sentenza che vede condannato in primo grado il sindaco Alberto Rostagno, i due assessori e gli impiegati comunali. Sì, è una conferenza stampa nella quale abbiamo ribadito il fatto che secondo noi c'è una responsabilità politica del sindaco, l'avevamo già sottolineato in consiglio comunale quando c'è stato il rinvio a giudizio. Non siamo qui a giudicare nessuno perché i fatti di coscienza sono riconducibili esclusivamente al sindaco. Abbiamo però sottolineato quello che già avevamo detto in sede di rinvio a giudizio, che secondo noi il sindaco Rostagno è responsabile politicamente, perché la funzione di sindaco prevede che tu sia anche il responsabile della sicurezza del tuo comune. Quindi tu hai la funzione di responsabile della sicurezza, devi garantire la sicurezza ai cittadini. Ora, di fronte a anni di segnalazioni con foto, immagini, colloqui, articoli di giornale, dove peraltro c'erano anche delle dichiarazioni già rese del sindaco anni prima, quindi di fronte a una situazione di evidente pericolo per la viabilità, compito di chi deve garantire la sicurezza è provvedere a far sì che nessuno passi quando siamo di fronte a eventi meteorologici importanti, quando piogge particolarmente violente e quant'altro. Quel sottopassaggio non era stato chiuso, non era stato predisposto un sistema anche soltanto di avviso affinché un vigile andasse a mettere una transenna. Abbiamo le immagini che provano che la gente era solita passare, perché chiaramente quando io vedo una strada aperta non penso a un pericolo oggettivo e quindi ci passo, anche perché magari non conosco la strada, non so valutare la profondità dell'acqua. Peraltro la tragedia si è risvolta di notte, quindi in condizioni di visibilità ancora ridotte. Ripeto, noi abbiamo parlato e sottolineato il tema della responsabilità politica del sindaco e abbiamo anche un po' preso le distanze da quella manifestazione che abbiamo un po' definito della casta dei sindaci contro la responsabilità oggettiva del sindaco, perché attenderemo le motivazioni per sapere se la condanna del sindaco è stata fatta sulla base di una semplice responsabilità oggettiva, come mi risulta essere stata fatta per il sindaco Appendino. Nel qual caso effettivamente la norma dovrebbe essere rivista, ma temo e penso, dalle evidenze e dal fatto che appunto ci fossero diverse segnalazioni relativamente a quanto accadeva, che la responsabilità potesse essere motivata non dalla responsabilità oggettiva, ma da responsabilità soggettiva, imputabile magari ad un atteggiamento di superficialità, di negligenza, di omissione da parte del sindaco, il che chiaramente lo renderebbe colpevole, indipendentemente dal fatto che il testo unico degli enti locali preveda la responsabilità oggettiva per i sindaci a prescindere. In questo momento comunque non chiedete le dimissioni del sindaco, ma attendete di leggere le motivazioni. Sì, certamente l'atteggiamento del sindaco relativamente al mantenimento del suo ruolo sta al rapporto tra lui e la sua coscienza. Quando leggeremo le motivazioni penso che ci saranno gli strumenti per indurlo a fare delle valutazioni anche in merito al mantenimento della sua carica. Una valutazione che invece l'abbiamo già invitato a fare è quella relativa alla sua indennità, perché parliamo di un sindaco che per tutto il primo mandato non prendeva l'indennità da sindaco ed era anche solito sbandierarlo con una certa disinvoltura. Poi dopo che è stato rieletto si è preso l'indennità, si è dotato del trattamento di fine rapporto, si è ulteriormente aumentato l'indennità quando la legge gliel'ha consentito e quando gli abbiamo chiesto spiegazione di questo cambiamento, no, rispetto a un sindaco che lo faceva gratuitamente, come peraltro facevo io, senza magari sbandierarlo tanto, a un sindaco invece prende tutto quello che gli è consentito prendere legittimamente, e lui ci disse ma mi serve per pagarmi l'avvocato. Ora io gli vorrei dire che insomma l'indennità è per pagarne la funzione, non per pagarsi l'avvocato, e se, visto che dalle prove, dalle evidenze sembra che non funzioni, almeno che rinuncia all'indennità e che se è tanto affezionato alla poltrona ci rimanga pure, ma leggeremo poi le motivazioni, poi faremo un ragionamento anche su quello.